andiamo a concimare, ma prima gli animali devono mangiare. Oggi giochiamo a Pupu. I giochi da tavolo sono belli da staccarsi i capelli, ma non sono tutti uguali, te lo dicono i giullari. All'interno della scatola di Pupù troviamo il regolamento in italiano e poi le carte in due colori, quelle con il dorso chiaro che sono tutte quante le nostre carte azione e quelle con il dorso scuro che sono le cacche dei nostri 5 diversi animali. Dopo aver diviso le carte cacca in 5 mazzetti per ciascuno dei 5 animali, le carte azione vengono mescolate e ne vengono distribuite 5 a ciascun giocatore. Se state giocando in 5 o 6 giocatori, vi consigliamo di rimuovere la carta scopa. I giocatori giocheranno a turno in senso orario, partendo da chi per ultimo è andato in bagno, e al nostro turno abbiamo la possibilità di fare 3 diverse azioni. Possiamo giocare una combinazione di animale, cibo e acqua per prendere la carta cacca corrispondente all'animale che abbiamo davanti a noi. E scopo del gioco sarà essere i primi ad aver raccolto le 5 diversi tipi di cacca. La seconda azione che possiamo fare è giocare dalla nostra mano una carta speciale. Con la carta mosca possiamo rubare una carta cacca che si trovi davanti a un altro giocatore, a patto che noi ancora non abbiamo la cacca di quell'animale. Ma il giocatore che viene attaccato può difendersi con lo spray, in quel caso la mosca è annullata. Oppure si può giocare una carta tempesta di cacca. Il giocatore che la gioca sceglie se passare tutte le cacche che ha davanti a sé in senso orario o antiorario a uno dei suoi vicini e tutti i giocatori dovranno passare in questo modo tutte le loro carte cacca, a meno che qualcuno giochi la cariola. In questo caso quel giocatore sarà fuori da questo scambio. Si può anche giocare una carta scopa per obbligare un avversario a scartare una delle carte cacca che ha di fronte a sé. Nel mazzo troviamo poi delle carte doppie che permettono, quando giocate, di scegliere di svolgere l'una oppure l'altra azione. Terza possibilità che abbiamo è quella di scartare una o due carte dalla nostra mano per ripescarne altrettante. In ogni caso, dopo qualsiasi azione, pescheremo carte fino ad averne in mano 5. E ciao a tutti quanti, ciao. Siamo di nuovo qui con la nostra fantastica Alice, pronti per vedere chi fa più cacca. E il primo a iniziare a giocare sarà l'ultimo ad essere andato in bagno, l'ultimo che ha fatto la cacca. Chi è stato l'ultimo a fare la cacca? Vale. 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 Io me la faccio addosso così inizio io. L'ho fatta poco fa. Aspetta che... Okay. Perché bene sì, anche le donne fanno la cacca. Okay. Non solo gli animali della fattoria. Quindi possiamo iniziare a giocare. Ognuno di noi riceve 5 carte. Una, io sono l'ultima. 3, 4, 5. Non vi siete fidati che io mi stavo sfruttando. Sono il primo giocatore. Va bene. Quindi vale. Inizia Vale. Inizia Vale. Che adesso allora, insomma. Che quindi o ha un tris o gioca no, un'azione. Io scarto una carta per pescarne una. Ma perché scarti la cacca? Io faccio la stessa cosa, scarto perché... dentro una mosca. Vai Ali, tocca a te. No. E allora, visto che le azioni ora non le puoi giocare, scarta una o due carte e ne ripeschi una o due. Scarta quelle che secondo te ora come ora ti servono di meno. Una o due. Scarta mosca. Ok, e ne ripeschi una. Ci arrivi? Sì. Dai, scarto anch'io la carta doppia, mosca pala e ne pesco una. E io inizio così. Cavallo, gli do da mangiare, gli do da bere e raccolgo la cacca del cavallo. Due belle pallottole. E poi si pesca sempre fino a tornare alla 5. E io tiro la mosca. E io gioco l'insetticida e non mi rubi la mia cacca. Poi Ali pesca. E io pesco anche. Bella. Io scarterò... Ma dai, non ho un cavolo di animali o cose varie. Scarto due carte, ne pesco due. Vediamo come tocca mi va. Tocca a me, tocca a me. Dai, io anche scarto due carte e ne pesco due. Io okay. Devo proprio scartare? Se non puoi giocare non puoi... tris, sì, o se non hai mosche o pale, sì. Perché ho le stesse cose di prima. Allora, dai. Ho le stesse maialino. Cose mie, soltanto... Erba. E questa doppia lo uso come acqua, quindi io inizio a far concimare il mio maialino. Ok, tocca a me. Poi ne pesco 3, 1, 2 e 3.
Io gioco una mosca per provare a rubare la cacca di maiale a Vale. Prenditela. Grazie. E pesco. Maiali. Speriamo, speriamo. Prima scarti, poi peschi. Buttane via una o due. Butto via. Non so che. Tieni il cibo, tieni l'acqua, così magari riesci a fare la cacca. La cappa, la cappa. Yeah! Ho un animale! Mi manca soltanto per il cibo. Perché? E perché c'era che cosa buttavo? Avevo tutte cose importanti. È il mio momento. Vai, Vale. Io butto via due carte e ne pesco due. E io allora mi gioco acqua, cibo e coniglietto e faccio fare la cacca al coniglietto. E poi pesco. Due e tre. Io vai, non so che cosa buttare. Hai una mosca? Hai una pala? Hai un tris? Ho una cariola. La cariola serve solo per difendere. Prendersi dalla pala. E allora niente, devi scartare e pescare. No, io non voglio scartare niente. Vabbè, scarto l'acqua. L'acqua mi serve tantissimo. Voilà, continuo a scartare e pescare. E io anche ne scarto due per pescarne due. Vai, Alice! Io, visto che Alberto è stato cattivo con me. Ma non è vero! Ti do una scopa. E con la scopa mi obblighi a scartare una carta. Quale devo scartare delle tre? Decidi te. Ma scegli tu, hai giocata tu, scegli tu che scopa. Che carta ramazzare via. Quella lì. Abbastanza uguale. Del maiale. Ok. E che però va là, non me la rubi tu. No! E torna qua. La scarta solo con la scopa. Con la mossa. Ma una carta. Boom. Yeah. Allora, dai, iniziamo con la mucchina. Ok. E la mucca. Finalmente ho trovato un po' di acqua. E io invece faccio fare cacca alla capra. Uno, due e tre. Boom. Poi è pupù. Ok. Tocca a me. Tocca a te, Ali. Io la uso come pala. E verso che direzione vuoi che ci passiamo le carte? Vuoi intanto le mie uso la o cariola. Vuoi di Vale? Le tue. Vai. Io uso la cariola. Ma tutte quindi. Mie. Eh sì, e quindi ce le scambiamo solo io e te. E io non ottengo niente perché Vale si è difesa con la cariola. Questo. Yeah. Avessi avuto la cariola l'avrei usata. Allora, gli albi di mischiare. Certo. Perché mi serve una carta? Che io devo scartare e pescare. Prima devi pescare ancora lì. Sì, sì. Vai, un bel tris col coniglio e mi prendo la cacca del coniglio. Noi non possiamo poi avere due cacche uguali, ricordate? Sì, sì, sì. Okay. Ci teniamo le nostre cacche. Sì, sì, sì. Tocca a me? Ognuno ha le sue cacche. Io scarto questa roba. E peschiamo. No, ma dai! Io faccio finalmente un cavallo. E soltanto poi... roba che non mi serve, tranne una e tranne l'altra. Allora qualcosa ti serve? Due cose. E io giocherò una mosca contro Alice. Ma cosa faccio se scappa? Per prenderle la cacca della mucca. Te lo scordi. Uffa. Te lo scordi. Vai, Ali, pesca, io pesco. Vai, Ali, tocca a te. Altre cose che non mi servono. Ecco la pala. Sì, la pala a te non serve giocarla. No. E due, ma dai! No, nessuno di noi ha ancora fatto la cacca del maiale, quindi non ce la puoi neanche voler. Infatti. Ah, tocca a me. Vado con la mucca. Vado con la mucca. Non vi conviene io metterla. Io voglio rubare a Alice la cacca della capretta. Te lo scordi. Ma come fai ad averne tutte due? Ne avevo tre. Vai, pesca. Tocca a me. Tocca a Alice magari. Hai giocato tu. Scusate. Io faccio acqua, la uso come cibo, ci metto il maiale e ho vinto! Ah, ma come fai la cacca tu, Ali? Nessuno fa. Sicuramente l'ambientazione di Pupù attira molto grandi e piccini. Ho detto anche grande perché Alberto come ambientazione piace particolarmente. Divertente la cacca, fa sempre molto ridere la cacca.
È un gioco in cui devi fare la cacca, devi cioè produrre la cacca e secondo me molto divertente. Quindi come ambientazione è molto simpatica ed è anche comunque non solo ambientazione così per attirare l'attenzione dei bambini, ma perché noi avremo i nostri animali a cui dovremo dare da mangiare, da bere e infine appunto faranno la cacca e noi dobbiamo raccogliere le cacche di tutti gli animali. Sì, è molto intuitivo quindi che cosa devi fare, perché noi vinceremo, come avete visto, nel momento in cui avremo le cacche di tutti quanti gli animali, ma io appunto per far sì che il mio animale faccia la cacca dovrò nutrirlo, dovrò dargli da bere, quindi fargli mangiare l'erba, fargli bere l'acqua, e allora poi potrò, scartando quel tris di carte, ottenere la carta che mi servirà per vincere. Da questo punto di vista c'è anche una strategia carina, soprattutto anche per le carte che ti permettono di attaccare gli avversari, che creano una buona interazione, e soprattutto io dovrò sempre cercare di fare al meglio con ciò che ho in mano, e quindi mi terrò magari delle carte difensive oppure preferisco scartarle sperando di pescare qualcosa che mi serva per arrivare a fare il mio tris e quindi ottenere la mia carta cacca. Forse in questo aspetto il gioco però tende ogni tanto a mettere i bambini un po' in difficoltà, perché a ogni turno vorrebbero sempre fare qualcosa, vorrebbero sempre giocare qualcosa che gli permette di fare il punto, ottenere la carta, ma questo non sempre sarà possibile, e questo dover magari fare qualche turno scartando semplicemente carte sperando di pescarne di migliori, forse ecco che li può rallentare un pochino. Comunque a noi non resta che darvi appuntamento al nostro prossimo video, vi ringraziamo per essere stati qui con noi e vi ricordiamo che qui a Casa Giullari si gioca per giocare. I giullari vi salutano e che il gioco sia con voi. Ciao!